Ah, buongiorno! Buongiorno un cazzo! Ma perché? Ma perché? Buongiorno a mezzogiorno! Sei tu che ti sei svegliato tardino! No, io mi fo i cazzi in mano! Oh, ai 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 ai! Oggi il grande giorno! Buonanotte! Benissimo! Ah! 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 Hai capito allora? Ah! Ah! Ah, sto cazzo! Sta macchina, eh? Adesso monta, ne va a fare un bel giro, eh? Ma da che giro fa? Vuoi mangiare io? Maglione, mangiate te! Ne va a fare un bel giro, eccola. Sei pronto? Sei carico? E voglio, fa se fa male. Fa la faccia carica. Fa la faccia carica. Ah, dai, signor, il suo coso io. Fa la faccia carica, così, camina, no. Guarda, così. Oh, te sciacque di coglioni? Dove andà? No! Dove andà? C'è le scale, va. Dove andà? Non posso aprire lo sportello che c'è le scale. Cosa fa? E da già fa un culo, va più avanti. Oh! Madonna, che nervosismo. Che hai chiappato a me? Che hai chiappato? Che hai chiappato? Che hai chiappato? Ma chi te l'hai detto questa? Eh no, la cinta tocca a mettere, oh bello! E l'hanno cominciato a fare le cose fatte per bene, eh! Ma io la metto mai! No, le la mette! Ragazzi, mettete sempre la cinta, sempre! Ah, con questo che lo piaccarello, ma to che come fa a piacelo, mannaggia, c'ho la, che ce la fa, mettelo sul culo, è il piaccarello, ma non è vero, dai, to che appena al volo, oh. Fermate Dio mai, oh. no ah, mi fa cazzare. No ci prendiamo il carrello, guarda quanto è bello dentro. Dove sono? Dove mi sono fermato? Nonna Maria, che ti ricorda? Eh? Che bello, eh? La vuoi una foto? Sì. Vai. Vini? Abbracciati? Meglio, dai un bacetto. Si muove o no? Dai un bacetto. Ma che seppia. Dai un bacetto. Ma lei si è perdi. Stai più vicino. Voi due... Mi scappa falla, che ti scappa? Falla, sta zitto, sta zitto, valla a dietro l'olivo. C'è la gente. No, dietro di qui, dai, valla a fa. Che te frega? Dove? Dietro l'olivo, che te frega? Sì. Sì? Guarda come cazzo l'hai messa. Stronzo. Tronzo, non c'è buon mancare mettere la mano. Ma perché? Ma guarda come l'hai messo, è un tormento. Ma sta zitto, sta. Adesso? Eh? Ma perché ti trema il braccio? Sì, per mettermi i coglioni. E dopo? Che ti trema? Che te trema? E poi che ti trema? E poi levati i coglioni che ti sono incazzato. Ah beh, c'è vero. Oh. In secondo che non è incazzato, cioè io e voglio vedremo quando tu non smetti di rompi coglioni. E adesso voglio trovare un minuto che non sei incazzato, un minuto voglio trovare. Prima svuota la lavastoviglie. Ho capito, ma che devi fare? Ma quello perché ti trema i bracci? Quello perché basta che te levi i coglioni. Ah. Ma perché mi tratti così sempre? Io sono la che io sono il cardinal Richelieu del mio cuore. Basta, perché c'ho delle mani. Famosi 50 grammi di pasta. Vanno a pesare. Quanti so? Vanno a pesare. Secondo voi quanti so? Scrivete in DM, vediamo chi ci chiappa. Lì quanta ce l'ha messa. Sì. Sembrava che c'era il sole, ma in realtà nuvole a gogo, freddo polare artico, freddo dolomitico al... Sta nevicando, incredibile, sta nevicando. Guardate come sta nevicando, sta componendo, sta fioccando. La neve si aprono le seggiovie, i ski, i triomovie, le piste, è tutto aperto, Marone di Campiglio, orti 6. Mettici anche che mi fuoi i cazzi. Guarda, nevicato, incredibile. Arzughe? Che arzughe? Oh no, che arzughe? Oh! Carzughe, o no? Un cazzo! No! Guarda come fai la scarpa! Sai quant'erano? 23 bocconotti? Non sono bocconotti.
la scarpetta è fatto. Oh, anche un par di coglioni. Anche la scarpetta è fatto. E adesso scasamo, via. Via, portiamo via tutto, via. Ma smettela. Portiamo via la poltrona, il divano, via, scasamo. Anche la scarpetta si è fatto. Lamborghini. Guarda, è la Lamborghini. Che è, in Ciroto? Che è? È in Ciroto, peggio della mia. Ma perché? È la Lamborghini. E allora no. Dormimo? Non mi dici che c'è. Mamma mia! Ma stai a dormire? Ma che dormi? Che dormi? Riposavo gli occhi. Ma che riposavi gli occhi? Sei a dormire. Ma sei sciacco di coglioni. Stai a dormire. Sì, vabbè, Achille Lauro. No, l'ha visto, eccolo. Bello, Achille Lauro. Ma perché? Ma è bellissimo. Ma sciacco di coglioni. Buonanotte. Anche oggi, bella prova. Con la piccola, comunque, in tantissimi avete scritto, fai la moto coccodrillo, fai... Vedremo che succederà, scrivete a Giulio, ma penso che avrete delle sorprese. Sono qui con un grande coccodrillo, eccolo. Come ti chiami? Un po' dirlo. Alessandro. Il grande Alessandro. Eccolo qua. Grande. Coccodrillo! Un coccodrillo, ma eccolo! Mosca. Rock, vieni! Eccolo! Eccolo! Vieni! Corri, 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 corri! Eccolo il coccodrillino! Eccolo! Eccolo! Chiappalo! Chiappalo, Prissi! Prissi, chiappalo! Che è uno? Coccodrillo. Però rimane un cane? Figlio di una mignotta. Eccolo, eccolo, com'è? È sempre in piedi una mignotta. È in un giretto, vero? Questa sera vi monterò un vlog. Bello, dove siamo? Bello, bello. I nonni facciamo respirare l'aria buona. Ah, che spettacolo. Non è sceso sto rimbambito, c'è lì. Le fettine. E che perché chi la comprate? Io te l'ho presa la fettina tenerissima per un nonno bellissimo, fantastico, gioioso e molto 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 bello che gli faccio anche il pennello. Ma ti ho mangiato! Il pennello! Mannaggia il bambino! No. Ti ho mangiato, lasciami via! Cioè, no? Senti, guarda, no! Smetto, No, le minacce no, le minacce no, perché le minacce non le vogliamo, ok? Le minacce non le vogliamo. Ce l'ho da parte mangiare i fili su ferri. Perché? È dura. Quanto è dura? Quanto? Bello del Dio! Oh, smetta con tuo Dio, anche tu! C'hai ragione, Sei il figlio di una mignotta tu. Aspetta, fai capo. Se fa così? Così si fa? Mi ha detto che cosa gli ha comprata Rocchina. Che non ho scritto io. Oh no! Ma che m'assordisci, scemo! Oh no! Ma tu sei scemo! Ma perché? Perché non fa paura? Oh no! Quindi domani, solo per i più temerari, ore 9, io mi allenerò insieme a Lorenzo, il mio grande amico Lorenzo. Quindi ragazzi, voglio vedere solo i più temerari. Un circuito facilissimo. Che cavolo! Forse! E là! Che è? Ho fatto? Prende le mani! Che ho fatto? Che ho fatto? No! Oh! Una sega! Le mani fredde? Ma che stai a guardare? Ma no! Oh no! Ah! Oh no! Che seppia! Che voli? Oh no! Come sto con te? Sì, c'è! Guarda una bella sorca! No con me! Fammi toccare una pochina! Fammi toccare! Cazzo, vattani! Ah! Oh no! Ti fa un po' ripetere. Mannaggia! No! Fammi toccare. Fammi toccare sto cazzo! Un'altra volta! Fammi toccare! Sta con me! Ma levati di co! Oh no! Quanto vorrei stare con te vicino abbracciato. Ma non c'è da sapere niente. Vorrei stare con te vicino abbracciato sul lettino per mano. Mentre ti alzo il lettino della base. Sto con te, ti abbraccio piano piano. Ti tocco i capelli. Sto con te, ti tocco anche un po' il culetto. Torino ti controlla la pressione del sottopalle. Ti tocco una. E levati!
te mannare, ma fai vedere lì! Vai, fai vedere qualcosa! Non ma dire. Io volevo sta con... Manna, tu vuole sta con un bel pezzo di... E ci viene a rompi con io un tanto! Che cercavi? La figa! Che cercavi? Che sta solo! Vai via! Ma io come fa? Tocca sta dentro casa, io volevo sta... Ma tu scappa, vattene che ti tieni giù! No, non ci si può andare! Ah, Dio! Oh! Oh. Ah! Va a dormire, io voglio dormire con voi. Oh no. Scherzo, ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Che tanto non ti vuoi vedere. Dai un bacino però. Oh. Quanto sono contento quando il nonno mi dà i bacini. Sì, ma perché fondamentalmente io sto bene con te e voglio tanti bacini. Ok, piccolino mio bello. Sì, sì, sì. Bello cotonello, bello sì, cotonello, ma è bello se cotonello. I bacini te le dà. I bacini se te le dà una bella. Perché è meglio. Ma sempre a pensare di lì, ma ormai se no, chissà che ma se li fanno da tutti, no? Ma io faccio zitto, fa bello da. Cotonello, bello che... cotonello. Per cercare la sorca ci perdono i capitali, le case, è i vero. Palazzi. Niente, che cazzo mi frega. A botta trovo. Se casa, questa è la mia, ma tanto sì, ci fanno sì, poco questa. Venela, dalla qualche bella sorca. Vai là, se c'è qualche bella sorca interessata alla casa, scrivetemi in DM. No, vabbè. No, come... essenziali. Il coprimozzo. Dormimo? Oh, va sul letto, no? Ce l'hai nuovo. Letto di coglione. Va sul lettino. Mannaggia. Ma è possibile che c'ho la... Coccodrilli, buonanotte, ci vediamo domani. Intanto, pigiama già pisciato, perché con questi pigiami, ragazzi, che si allacciano davanti... Cioè dovete aver già fatto la piscia, sennò la notte è un disastro. Quindi pigiama già pisciato. Fantastico. Che ancora qua poi è freschino, non so da voi se com'è il tempo, ma... Comunque ci vediamo domani per una domenica super 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 super. Sapete la domenica io che vado a fare, quindi già un po'... sapete che per me la domenica è un giorno speciale. E che mi piace passare la mattina in un determinato modo. Io vi ringrazio come tutte le sere o quasi. Sarò ripetitivo e sarò quello che volete, ma veramente per me siete come una famiglia e vi voglio veramente bene. È bello questo contatto che abbiamo, anche se non è diretto chiaramente perché non si può, però grazie, notte.